Si è svolta oggi la prima udienza relativa alle accuse nei confronti di Ricky Martin da parte del nipote Dennis e Adiel Sanchez. Si è svolta oggi, giovedì 21 luglio 2022, la prima udienza relativa alle accuse nei confronti di Ricky Martin da parte del nipote Dennis e Adiel Sanchez presso il Tribunale di Puerto Rico. Stando a quanto riporta il americano TMZ, il nipote Dennis ha ritirato le accuse nei confronti dello zio. Secondo il portale statunitense, il giudice avrebbe respinto l'ordinanza restrittiva emessa nei confronti della star. Proprio come avevamo previsto, l'ordine di protezione non è stato esteso dal tribunale, ha fatto sapere il team legale del cantante portoricano. Nel corso dell'udienza, il 31enne ha confermato alla corte che la decisione è stata solo sua, senza alcuna influenza o pressione esterna. Gli avvocati che hanno assistito il cantante si sono dichiarati molto contenti sull'esito della vicenda, sicuro che il cantante potrà lasciarsi questa storia alle spalle senza ulteriori indugi. Ricky Martin ha pubblicato un post su Instagram spiegando cosa è successo nell'aula del tribunale. La verità ha prevalso. Come abbiamo anticipato, l'ordine restrittivo temporaneo non è stato esteso dalla corte. L'accusatore ha confermato in tribunale di aver preso da solo la decisione di ritirare le accuse, senza nessuna influenza esterna o pressione. E ha poi aggiunto, non era niente di più di un individuo problematico che faceva false accuse con assolutamente niente con cui provarle. Dennis Sanchez, figlio adottivo di Vanessa Martin, sorella dell'artista, aveva sostenuto di essere stato vittima di violenza domestica e di aver vissuto con lo zio una relazione durata 7 mesi e dopo la quale Martin avrebbe condotto un comportamento ossessivo e insistente oltre ad un presunto uso e consumo di stupefacenti che avrebbero alterato l'umore e il disturbo del cantante sudamericano.